Mese della formazione 2016. Anche quest'anno avremo un mese ricco di appuntamenti, 17 incontri, alcuni saranno in azienda, altri saranno degli visiting tour. Andremo in Italia e anche all'estero quest'anno, il tutto sotto un filo conduttore, quello dell'industria 4.0. Quindi avremo persone, manager, imprenditori, artisti anche, che ci parleranno di che cos'è oggi per loro l'azienda del futuro e come le persone dovranno cambiare in questa nuova prospettiva. Nel mio romanzo La vita che si ama, la felicità non è una fola, non è un'invenzione, è qualcosa di presente sempre, continuamente nella vita di un uomo. Anche se non ce ne accorgiamo o facciamo finta di non vederla. La felicità significa dominare il tempo, non farsi fregare dal tempo, dominare la fortuna, non farsi fregare dalla fortuna e dalla sfortuna, essere sempre coscienti di sé e battersi, perché la felicità non significa addormentarsi. La felicità è un tempo verticale, non orizzontale. Il tempo orizzontale è quello che scorre e ci porta via tutto, i ricordi e il futuro. Il tempo verticale è quello che fermiamo noi, lo impiliamo e abbiamo tutto presente, passato e futuro vicini, e quindi li possiamo dominare come vogliamo e quando vogliamo. Bisogna impararla questa questione, questa è una cosa non facile, però se si fanno dei buoni esercizi si riesce a essere padroni del tempo. Perché facciamo il mese della formazione? Perché pensiamo che sia una cosa importante restituire al territorio idee, stimoli per far crescere le persone. Noi ogni giorno vendiamo corsi di formazione alle aziende e alle persone. Ecco, il mese della formazione, tutto il mese di ottobre, serve proprio a creare network tra queste persone e stimolare la riflessione intorno a temi consueti e a temi nuovi che rappresentano spesso la frontiera della formazione.